Ben ritrovati, come promesso ci occupiamo dell'Odissea che continua, della nave 18, l'attracco all'Europa attraverso le decisioni del nostro esecutivo che da una parte decide sì di fare attraccare nel porto di Catania la nave con 177 migranti a bordo, dall'altra però un nuovo attacco all'Europa arriva proprio dalle parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ammonisce finché non ci sarà la certezza che i migranti saranno ripartiti con spirito di solidarietà tra i paesi, noi non faremo sbarcare nessuno sul nostro territorio. Allora, ne vogliamo parlare con i nostri ospiti. Saluto Luca Frusone del Movimento 5 Stelle che è collegato con noi. Salve, buonasera. Buonasera, Frusone, innanzitutto vorrei chiedere come il Movimento 5 Stelle, vede queste dichiarazioni dello stesso Ministro dell'Interno, se siete d'accordo su questa linea. Beh, noi abbiamo sempre detto che l'Italia non può essere la scuola all'Europa. C'erano anche degli accordi precedentemente con diversi paesi europei, al momento non stanno mantenendo la loro parola. Quindi bisogna insistere affinché l'Europa faccia la sua parte, i singoli stati, non solo l'Europa, perché l'Europa intesa come Commissione europea, dopo anche l'incontro con il Premier Conte, si sta adoperando, c'è questa cabina di regia, anche Juncker ha risposto e sta dando seguito a quello che Conte ha portato in Europa. Ma i singoli stati ora devono venirci incontro. Si parlava di questa ripartizione dei migranti, ma invece abbiamo visto che al momento sono solo parole. Quindi noi stiamo semplicemente chiedendo che gli altri rispettino la parola presa. Noi Ecco, al però momento Frusone, siamo. se dall'Europa non dovessero arrivare risposte, sebbene l'Europa stessa ha detto che sta cercando soluzioni di questi migranti, che cosa ne sarà? Allora, noi ci siamo attivati per fare quello che si deve fare in mare, ossia prestare soccorso. Quindi questi migranti naturalmente ora non corrono nessun pericolo, si trovano nel porto di Catania, sono assistiti e quindi l'Italia ha fatto quello che ha sempre fatto fino ad oggi, cioè ha salvato vite umane, la Guardia Costiera ha fatto egregiamente il proprio lavoro salvando vite umane, quindi noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Noi aspettiamo ora una risposta da questa Europa. Riteniamo veramente assurdo il comportamento di Malta, perché ricordiamo che questo barcone si trovava nella zona SAR di Malta e poi poco alla volta si è avvicinato a quella italiana proprio perché Malta non voleva prestare soccorso. Quindi siamo passati da chi ci accusava qualche mese fa di non prestare le dovute attenzioni alla vita umana, invece a vedere che loro addirittura non vogliono soccorrere quelle persone in mare. Però Questo è un Frusone, proprio comportamento su questo assurdo. punto, perché poi questo è un punto controverso, bisogna cercare di capire che cosa sia successo in quelle acque maltesi, ma vorrei capire quella che è la posizione del Movimento 5 Stelle e dell'esecutivo in generale. Se da una parte Salvini sembra insomma, aver fatto capire che è stato un errore intervenire in acque maltesi, sembra ci sia una differenza con la visione dello stesso ministro Toninelli del Movimento 5 Stelle su quella che è la gestione della Guardia Costiera, gli imperativi della legge del mare e i rischi penali anche di chi non interviene. Che cosa ne pensa? Ah, esatto, i rischi non solo di chi non interviene, ma anche di quelle persone a cui non viene prestato soccorso. Questo per una volta per tutte può un attimo mettere un punto sulla discussione che non vogliamo salvare le persone in mare. Cioè, lo abbiamo fatto, questo è il caso concreto e più eclatante. Prima di tutto vengono le vite in mare e lo abbiamo fatto. Ora c'è anche una battaglia politica da portare avanti e noi questa battaglia politica in realtà la portiamo avanti con il Movimento 5 Stelle da anni, dal 2014 quando venne approvata la nostra risoluzione che poi è sotto giù gli stessi punti che Conte ha portato in Europa. Quindi noi possiamo dire questo, che fortunatamente non c'è nessuno che in questo momento si trova in difficoltà in mare, ognuno ha fatto il proprio lavoro. Ora c'è una risoluzione diplomatica da portare avanti e noi lo faremo con tutte le nostre forze, si sono già attivati tutti i canali diplomatici per semplicemente far rispettare la parola data a questi paesi. E
E poi una volta per tutti, e qui magari chiediamo l'aiuto di tutto il paese, anche delle testate giornalistiche, a puntare un attimo i fari sulla questione di Malta e della sua zona SAR, perché come Italia su questo dovremmo essere compatti, almeno dal mio punto di vista, perché certo. Malta ha una zona SAR estremamente ampia che non può naturalmente pattugliare da sola, ma lo fa per meri interessi economici, perché una zona SAR porta soldi, c'è la questione dell'aerovia, del pattugliamento aereo, della questione degli aeroporti. Certo, insomma, sicuramente da rivedere anche. Ma come Italia dovremmo essere compatti tutti quanti, tutte le forze politiche, e dire a Malta, se non sei in grado di far fronte alle esigenze di una zona SAR così ampia, non ci interessa i tuoi interessi economici, devi ridurla in modo che altri possano essere sicuri fin dove devono intervenire. Chiarissimo. Se noi non possiamo rimanere in balia di Malta, in un certo senso dargli far avverare tutte le loro esigenze economiche che vogliono sulla zona SAR e poi dover intervenire noi come il gigante buono del Mediterraneo. No, è chiaro, fatto. Frusone, anche i rapporti insomma con Malta e la sua zona SAR dovranno essere rivisti, e appunto l'esecutivo, come ci diceva, su questo ci sia una convergenza. Dobbiamo chiudere, Frusone. Politiche. La ringrazio perché è stato chiarissimo il suo pensiero.